dirò io, diciamo in Ma si era prevista una variazione di bilancio per quanto concerne i finanziamenti per la riqualificazione dei parchi gioco a terra, un argomento molto sentito perché poi ci sono, insomma, diverse strutture ammalorate. Ah, diciamo, sono previsti 100 mila euro per gli importi per dare una sistemata a qualche parco gioco e soprattutto installarne dei nuovi, ovviamente parchi gioco ridotti, diciamo un fortino multiuso, l'altalena, però è un segnale di attenzione verso alcune frazioni, alcuni luoghi che necessitano di un parco giochi dove ci sono nuclei familiari con bambini. Quindi stiamo andando in questa direzione, va tutto un pochettino a rilento, però Ecco, a che punto siamo? Infatti questi adesso è soldi stato. erano già stati previsti, Sì, erano stanziati. previsti 100.000 euro, quindi adesso ci stiamo attivando per convenire sul MEPA la fornitura di questi parchi giochi, ovviamente l'installazione. Ovviamente sono piccoli parchi giochi ridotti, però che vanno ad integrare o a sostituire alcuni parchi giochi che sono stati in manutenzione pessima e poi andiamo a installarne qualcuno in zone che proprio non ci sono, in alcune frazioni, dove sono proprio mancati. Quante frazioni sono interessate? Bene, sono diverse. Adesso iniziamo un percorso, ovviamente c'è l'intenzione dell'amministrazione nel prossimo anno di investire ancora sui parchi gioco, sia per la sostituzione, sia per l'integrazione, sia poi per proprio diciamo, la posa in opera di nuovi parchi giochi nelle frazioni. Ecco, ma che tempistica ce la può Guarda, sulle dare? tempistiche lei sa benissimo, viviamo una situazione di grave difficoltà che crea comunque un disagio amministrativo, purtroppo è inutile, lo ripeto tante volte, non deve essere ripetitivo, ma i dipendenti sono quelli che sono. Le procedure bisogna seguirle, farle in maniera corretta e quindi evidentemente non saprei dare i tempi, ci stiamo attivando proprio per procedere per questo tipo. Ovviamente questo intervento prevede la sostituzione al parco giochi della Villa che aspettiamo da tanto tempo, i bambini aspettano da tanto tempo e che poi a quello seguirà anche l'installazione della libreria che già è pronta. E quindi speriamo di. Sempre nella villa. Sembra la villa comunale, sì. Quindi cerchiamo di procedere con mille difficoltà, però ecco, prima o poi arriveranno questi parchi gioco, queste installazioni di questi parchi giochi, ripeto, seppur di dimensioni ridotte. A proposito di villa, com'è la situazione al momento? Alla La villa, guarda, ho manutenzione? letto tante cose proprio non corrette, ma tanti commenti fuori luogo. La villa, c'è un problema di siccità, lo sappiamo tutti. L'acqua che diciamo, arriva alla villa viene fornita dall'ARAP che fa il prelievo lì alla zona nella zona di Scalepicchio, fa il prelievo di acqua, li gestisce l'ARAP e l'ARAP deve, che poi va a fornire tutti i serbatoi del nucleo industriale l'acqua per tutte le attività industriali. Quindi, oltre alla siccità, c'è stato il problema in quei giorni praticamente non so, il problema dell'ingegno di Castellarto, gli elicotteri hanno fatto prelievo, diciamo, è stata prelevata l'acqua in quei serbatoi e quindi c'è stata una riduzione importante di acqua e quindi per 3 giorni non è arrivata l'acqua alla villa. Ovviamente c'è stata qualche moria di pesci, ci siamo attivati con un'autocisterna per ripulire il laghetto, abbiamo attivato una bomba per dare ossigeno sul lago superiore, più grande. Ovviamente poi si è scritto di tutto, ma noi abbiamo attenzionato la villa come sempre, io vado alla villa tutti i giorni, quindi il problema è che c'è un problema di siccità, l'acqua ne arrivava già poca. Adesso la situazione è sotto controllo, stiamo aspettando le analisi per vedere perché dal laghetto piccolo si avvertiva un odore maldorante che giusto per sicurezza abbiamo voluto accertarci, stiamo aspettando i risultati della verifica delle analisi, ma è tutto sotto controllo, purtroppo ripeto, non si può dire che è scarsa manutenzione, non è che il problema è scarsa manutenzione, è il problema della siccità legata anche al problema al fattore ingegno di Castellano.